Buonasera, scusate il ritardo, dove siamo qua? Chi c'è? Buonasera, mo vi saluto, un attimo che apro da quest'altra parte. Eccomi. Ah, buonasera, scusate il ritardo. Eh no, perché giustamente Gaia non voleva dormire mai stasera, no? Mi pare logico. Vediamo se riesco a chiudermi la camicia. Bonsoir. Allora andiamo a sgoccettare. C'ho una sete stasera, mamma mia. Ah, mamma mia. Eccomi, ci sono. Aspettate che condivido qua, condivido su Telegram, copia link, no, ci sono, eccomi, ok. Ci sono prodotti Emma Free. No, qui c'è Emma. Ragazze, ma vi do una notizia. A meno che non sia stato comprovato da analisi di test allergologici, dove c'è scritto proprio che sei allergica a Emma, non è detto che sia Emma che vi dà il problema. Ciao Massimo, salutiamo tutti insieme Massimo, che ha deciso di smettere di mangiarsi le unghie e noi siamo con lui. Papà oggi l'hanno operato, è già a casa. Oh, bene Nicole, saluta anche tuo papà. Allora, tutto in diretta, tutto in diretta. Questo ormai è macchiato, no, forse riesco a recuperare qualcosa. Vabbè, famo che vabbè. Ciao Luna, che cosa compro per provare a capire qual è quello giusto? Ho le analisi tra un mese. Luana, ma che problemi c'hai? Raccontaci, se ti va. Ok, allora, prendiamo le tips, allora abbiamo detto che sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
11, 12, 13. Vedo che prima o poi ti dovrei fare la mano sinistra. E se facciamo in tempo, me la faccio dopo. Me la faccio con voi, dopo aver steso questo. Allora, voglio seguire una procedura mia, tutta mia. Tutta mia. Tutta mia e solo mia. Voglio fare prima gli azzurri. Prima gli azzurri e ci mettiamo insieme anche questo. Tiffanini, gonfie, problemi tantis, che pure io... c'hai ragione, Lua. Problemi tanti. Appena faccio le unghie, dopo paio di ore, ho prurito, diventano rosse, gonfie, come se avessi degli spilli. Sì, Luana, allora sei allergica a qualche cosa. Ma non è detto che sia Ema. Può essere il nail prep, può essere il primer. E non è detto che sia Ema. Dovresti provare a cambiare, a fare un po'. Innanzitutto ti consiglio, prima di tutto, di togliere il nail prep. Prima di ogni cosa. Prima di ogni altro prodotto. Può essere anche il cleaner. Sono entrata da poco, sì, ho fatto tardi, perché giustamente Gaia non voleva dormire. Mi pare ovvio, no? Quando c'ho da fa'. Sempre così i bambini. Ah, qui non ho fatto una cosa. Vabbè, adesso non faccio in tempo, perché io i numerini li stacco e li attacco di qua, perché mi è un po' più scomodo. 39, 43, 44 e 45. Cosa uso invece del nail prep? Cleaner. Leggi che nel cleaner l'unico componente del cleaner sia isopropilico e acqua. Abbiamo detto 39. Sì, vabbè. Cominciamo benissimo, direi. 43. 44 e 45. Allora, questo cosetto qua, questo adesivo che vedete qua, no, da qua non mi si sposta, lo sposto di qua, che si vede meglio, questo adesivo, oh, e dai, questo adesivo qua è, dove lo metto? No, forse qui. Come vedete c'è scritto 10% e... Adorissimo è il mio codice sconto, ma ste scritte flamenco, tutta sta roba qua, ma se può leva, ma che è? Lo metto qua in alto. No, allora devo fare una cosa, perché se no non si vede. Lo mettiamo di qua. Ok. Poi, se siete di quelle che vi piace togliere le scritte, quando levate le scritte, si levano tutte le scritte, ma l'adesivo rimane. Allora, questo lo rimettiamo di qua. Ce la faccio, eh? Comincio. Allora, due volte 45 è scritto. Che ho scritto? Davvero? Madonna mia, ragazze. Calma, eh? Calma. Devo stare calma. Grazie Loredana, grazie. Grazie Kira, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Allora, leviamo. Che faccio? Elimino nel prep cleaner e uso i smalti che ho? No, il cleaner, non lo togliere il cleaner. L'acetone puro non lo utilizzate, per favore, anche se mi avete sentito dirlo tante volte, ma dopo che ho fatto il corso di chimica ho capito che non è una cosa ottimale. Ecco, ho detto il corso di chimica e compare Mary, così mi dà una bella frustata, perché lei è chimica. Grazie. Devo levare le cose nere, perché sennò questo adesivo non si vede. Allora, dai, va, cominciamo.
39. Dopo mi dite tombola, eh? 39. Beh, questo per me è il color piscina. Color piscina. Poi 43. Io consiglierei alla ragazza di fare una pausa di un mesetto e poi provare solo su un'unghia. Sì, anche. 43. Bello. Questo invece color cielo. Poi 44. Anche il 44 è bello. Dopo ve li metto vicini perché visti uno per uno sembrano uguali, ma non lo sono. 44. Sì, ho fatto tardi. E 45. Mulac ha fatto un nuovo ombretto gel, si chiama Glitterazzo. No. Il problema è che ho fatto, vedo che state consigliandovi fra di voi, unghie miste semipermanente gel e non ti dico come. Così ho provato nei piedi, solo semipermanente, invece lì non mi ha fatto nessuna reazione. Sì, i remover comunque sono già, come dire, sono già diluiti nelle quantità giuste. Anche il remover non è che tutti i giorni usi il remover, però se lo usi ogni 3-4 settimane, va bene. Ok, secondo passaggio del 39. Del color piscina, vorrei vedere se riesco a farmi le unghie. Una cosa semplice. 39, 43. Piscina e cielo. Sì, infatti, Nicole, le ultime parole famose. Non te vai a volver. 45, perché l'ho chiuso al 45? Scusa, Luana, utilizzi anche il primer acido? Non so se te l'hanno già chiesto. Perché io all'inizio dei miei tempi utilizzavo un primer che era una bomba e mi faceva malissimo. Allora, i primi li abbiamo tolti. Prendiamo una Sigillant, costano 4,99 in offerta, un'offerta lancio, e qui come leggi c'è un adesivo con il mio codice sconto Adorissimo, beautyspacenails.com. Non uso primer, metto solo nel prep. Ecco, Luana, io sono quasi convinta che sia nel prep.
Lascia perdere, Kira, la tenuta, quello, quell'altro, perché se utilizza solo nel prep e non utilizza altri preparatori, io sono quasi sicura che sia quello il problema. Ragazze, non ho capito di che stiamo parlando. Del problema di Luana. Allora, settimana prossima provo senza nel prep. Sì, però devi deidratare comunque l'unghia e utilizza o isopropilico al 70% o un cleaner dove nell'etichetta leggi che ci sia solamente alcol isopropilico e acqua. Però, come ti ha detto Mary, lasciale stare qualche giorno perché devi devi insomma dare modo alla pelle di recuperare. Se prova a mettersi nel prep magari sul polso, anche potrebbe essere. Lampada scarica può far causare allergie se il gel non è catalizzato al 100%. Sì, sono d'accordo anche su questo. Allora, prendiamo i diciamo rossi e arancioni 19, 14, 14, 19, 15, 15, 15, 16 e 19. D'embriaga 15, 16 e Adele ciao e 19. Io non so più niente, so solo che dopo la gravidanza mi è successo ciò da 2 anni. Può essere. Le gravidanze sono uno scombussolamento per il nostro corpo. Allora, 14. Andiamo con un questo d'estate sui piedi va alla grande. Un salmoncino. Un salmoncino. 14. In promozione a 4,99 beautyspacenails.com, codice sconto adorissimo. Nicole, che fai? Non scrivi più? Ti sei presa ferie? Non sei più la mia segretaria? Buonasera, Gegè. Comunque, no, grazie a te, Luana. Facci sapere se puoi, se vuoi mi puoi scrivere. Ma la palette Spring io volevo di BSN, sono giorni e giorni che è sold out. Lo sai che la Spring, mica lo so se torna. La Spring in particolare. Quindi ti farei quello nei piedi? No, credo che nei piedi vado di nero. Perché il nero sta bene con tutto. Dopo prendo le altre tip dove ho steso gli altri colori l'altro giorno e ve li faccio vedere tutti insieme. Ah, vi devo far vedere i due azzurro. Allora, i due azzurro che sembrano simili, che sono il 43 e il 44, sono questi. Vi faccio vedere che sembrano, presi da soli, sembrano uguali, ma poi quando li metti vicini non sono uguali. 43 a sinistra e 44 a destra.
tanto dopo ve li faccio rivedere per bene. Vale, perché non li stendi dentro la tip così non devi lucidare? Sì, c'hai ragione. Hai ragione, lo faccio con l'acrilico, ma non lo faccio con il gel. Lo faccio con questo, vediamo. Sì, faccio sempre la seconda, la doppia passata, però 19, no, cazzo, come, ecco qua, mi state facendo confondere, eh? Questo era il 16. Allora, un momento, perché questo era il 16 e questo quindi sarà il 19. Susi, adesso te lo spiego. Grazie Nicole. Allora, il Fiber Bomb è un gel costruttore, bello questo, questo proprio urla, Summer, e è un gel costruttore pienissimo di fibre di vetro e giustamente anche molto rigido per essere pieno di fibre di vetro. Io lo utilizzo per creare degli allungamenti molto sottili per riparare unghie spezzate nella zona di crescita, nei punti A e B, che può succedere, e, però non lo utilizzo come, per esempio, tutta un'unghia, costruire tutta un'unghia, allungamento, struttura. Non lo utilizzo per quello scopo, però averlo nel cassetto è veramente tanto tanto utile. So che ci hanno riparato anche gli occhiali con quel gel. I colori delle polveri colorate, brava, interessante. Va bene, cercherò di organizzare. Quindi qui abbiamo il 15. Rosso, i rossi servono sempre. I rossi servono sempre. E poi abbiamo detto che il 16 invece l'ho messo dentro. Ho fatto una copertura su unghia molto molto fragile. Ho fatto bene? Susi, mi farai sapere tu come poi ti trovi. Una copertura su unghia molto molto fragile. Per me no. Per me no, perché su unghie fragili e morbide non ce lo metto un gel molto molto rigido. Però se la persona ti torna, allora, se la persona ti torna con dei sollevamenti, è stato la questione che il gel è molto rigido e l'unghia è molto morbida. E quindi quello è il problema. Quindi se la persona ti dovesse tornare con dei sollevamenti, non ti spaventare, perché è quella, perché è quello il problema. Ok? Allora, Urania, purtroppo ti dico che c'è qualcuno che va dicendo che il Fiber Bomb
lo utilizzano in quel modo, ed è per questo che io mi innervosisco quando le persone sponsorizzano i prodotti e non sanno di che cosa stanno parlando. E quindi questo è il Fiber Bomb, è un gel rigidissimo, pienissimo di fibre di vetro, che si utilizza, cioè se tu hai la giusta preparazione lo devi capire da sola che un gel rigidissimo non va utilizzato per alcuni utilizzi, ma per altri. Mi sono accorta che nel prep c'è scritto EMA Free. Allora, il nel prep, se ha tre componenti, quello che stai utilizzando, se ci sono tre componenti, quei tre componenti fra di loro hanno una reazione chimica che può dare fastidio in alcuni casi. Tutto qua. Quindi, unghie morbide, uso l'HD. Esatto, Susi. Sono da 7 ml questi. Un costruttore può anche andare come base per maggiore adesione sotto una struttura. Come base è un costruttore, ma comunque è un costruttore. Comunque è un costruttore rigidissimo, e quindi le conseguenze bisogna capirle. Come la fiber base, esatto. Poi ci sono alcuni fiber con meno. Perché io utilizzo tanto la HD base nylon? Perché comunque all'interno ha il nylon che è elastico. Poi c'è la componente del prodotto che ha una ottima adesione e quindi è un prodotto che ha un'adesione bellissima con un'altrettanta bellissima elasticità. Non hai fatto male a prenderlo, Susi. Quel gel si utilizza, come ti ho detto prima, per alcuni usi, per alcuni utilizzi. Te l'ho spiegato prima, per esempio, perché cosa lo utilizzo io. Quando mi torna una persona che fa il semipermanente, che gli si è spezzata un'unghia, io allungo con quel gel, però allungo solamente il bordo libero, solo il pezzettino del bordo libero, completo tutta la struttura con HD nylon. Susi, guarda che il Fiber Bomb è utilissimo, eh? Cioè io vi consiglio, se dovete fare un ordine da BSN, una boccettina di questo, anche se pensate che non vi serve, prendetevela, perché può succedere, questo ripara le rotture anche degli occhiali. Questo ripara le rotture in una maniera fantastica. Sì, la nylon è questa, e questa è la clear in particolare, e poi ci sono tanti altri colori di cover. Ci sono tanti colori di cover di questa clear, di questa nylon. E la possiamo usare come base su unghia naturale per poi andarci mettere sopra gel acrigel anche acrilico, oppure ci puoi fare la copertura dell'unghia naturale per quello che volgarmente viene chiamato semi permanente rinforzato. Sì, questi ci attaccano anche le gel tip e faccio semi, esatto, bravissima. Questa rimarrà sempre per sempre la mia preferita. Ognuno di noi ha dei preferiti. Allora, qui devo andare a togliere la dispersione da dentro. Non metto il lucido come mi ha consigliato Adele, perché è la tip da lucida, però la dispersione del gel la devo togliere. Anche la gummy, ma il mio cuore è per la nylon. Ok, quindi qui adesso abbiamo fatto i rossi. Che ho fatto qua, ragazze? Mi sto distraendo tantissimo. Non ho sigillato
sigillato o non ho sigillato? Che ho combinato? Boh. Sì, però avevo sigillato. Eh no. Che cazzo? Ma non ho acceso la lampada? Oh, che cavolo, ma sto proprio. Non ho acceso la lampada. Mi sto distraendo. Vabbè, però rimane lucido. Lasciamo così. Ok, esatto. No, mi sa che non ho acceso la lampada. Allora, poi ci mettiamo i tre rosa, che sono lo 8, lo 47 e lo 49. Quindi 8, 8, 47 e 49. Usi solo BSN come marche tu? Sì. Allora, questo. Però ragazze, lo sai che a me mi piace stenderli da sopra? Che ti devo dire questi? 8, perché riesco a capire anche un po' la texture del prodotto. Questo è un bel rosino, bubblegum. Oh, fluo, 47. Scusate, ho guardato adesso nello schermo, vedo che c'è il riflesso. Vabbè, che devo fare? Vale, ho una copertura in acrigel, ma vorrei passare ad acrilico. Devo togliere tutto o basta che Scusa Adele, basta che abbassi tanto. Non devi togliere tutto, abbassa parecchio, lascia uno strato sottile. Non ho i cani, so quelli di fronte. Mettere una base tra acrigel e acrilico. Allora, dipende anche quanta ricrescita c'è. Dipende quanta ricrescita c'è. Mo' ve li faccio vedere bene sti tre, perché sti tre rosa sono molto belli. Allora, ricominciamo, riconcentriamoci. 8, 8 bubble gum. Non ho visto se in lampada è fluo, mo' ve lo dico, Mo' ve lo dico. 8. Vedere, un pochetto, anche questo un pochetto non proprio fluissimo, però un pochetto si accende. Quindi 8, 47, morto che parla. Beh, con sto colore il morto resuscita. 47, questo sì è neon. Sì, questo sì è proprio neon. E 49, anche lui si dovrebbe accendere, mo' ve lo dico. Eccoli qua, sì, si accendono tutti e tre. 47 è morto resuscitato, sì. Adesso faccio
fammi andare. Allora, intanto mi scrivo il colore di questi due, che sono 36 e 37. E adesso sto attenta a mettere il sigillante, però. 36 e 37, che sono i due giallo, un giallo e un arancione. Quindi adesso mi vado a mettere. Oh, mi sono dimenticata di prendere una cosa da BSN. Mi è finito il sigillante. Oh, sta arrivando in ordine, non l'ho preso. Vedi, mi sono distratta. E 49. Ah, sabato ho fatto le mani alla mia mamma con il 56, mi sembra, che è quel viola un po' metallizzato. Lo sapevo che gli sarebbe piaciuto, infatti gli è piaciuto. Ok, 49. Ok, e poi andiamo a fare gli ultimi due. Sto fa un casino. Cos'è? Ah, la TV. 37. Ciao, mi puoi consigliare un sigillante per i fluo? Ellelo. Quick finish. Di Beauty Space Nails, vedi qua in alto c'è questo adesivo nero, c'è scritto Adorissimo, è il mio codice sconto su questo beautyspacenails.com. Lui per i fluo e per i bianchi io utilizzo lui. E che ti ricordi? Me lo ricordo, che ti ricordi? Nicole. Allora, 36 è un arancio, sicuramente è fluo anche lui. Prego, ma se io vado direttamente in negozio di BSN, il mio codice sconto no, non lo fanno valido, Carmela. Però ti fanno una tesserina, una tessera raccogli punti. E dopo, non mi ricordo quanto, hai uno sconto. Bello, 36. No, però aspetta, che sti due mo li sto a guardare e non sono lucidi. Adesso li sigilliamo. Prego. Ah no, scusa, davo già sto rimbambita stasera. Allora, questo giallo, adesso vediamo se è proprio fluettone. O se è un giallo, il colore metallico che diceva, ah sì, il verde. Mi sto segnando tutto da comprare. Metti nel carrello il verde. Ma se io vado direttamente a Michele, che verde? Giallo Minions. Vediamo se è come piace a te, Marcella. Vediamo se è... Dopo lo mettiamo un attimo a paragone con il giallo dei gel liner. Sì, comunque è fluo. È fluetto. Verde scuro. Ma non ho capito che cosa stai chiedendo, Michele. Dove sta il verde scuro? Non ho steso verdi. L'unico verde che ho steso è questo Tiffany.
I verdi ci sono, non sono ancora usciti, ma ce li ho dei verdi. Credo che usciranno anche loro a breve di questa linea. Verde acqua, blu. Dovresti vedere le tip degli azzurri perché sono entrata da poco in live. Scusa, sì, te li faccio vedere. Aspetta che metto questo che è l'ultimo. Questo è l'ultimo colore che stendo oggi. E poi vi faccio vedere anche quelli che già erano usciti, che abbiamo steso l'altra settimana. Ovviamente c'era un pelo, ma noi facciamo le incapsulate. Facciamo il pelo incapsulato. Allora, i tre azzurri che ho steso oggi sono il da sinistra, 43, 44 e 45. 43, 44, 45. Questi sono i blu, i tre blu che ho steso adesso. Fatto screen, vado, me ne vado. 3, 2, 1, vado. Allora, questi due li sigilliamo perché ho fatto impiccio prima. Quindi adesso li sigilliamo per bene. Così poi vi faccio una bella panoramica anche di quelli che già avevamo steso. E poi prego, e poi mi faccio la mano sinistra. Se utilizzo acrilico, già ve lo dico. Sono in astinenza da acrilico, anche se per 3 giorni con Marcella abbiamo fatto il corso base. La mia Marcella Acidella, che è qui, che scrive, ha finito oggi il corso base acrilico. Questo era un sigillante che mi piaceva tantissimo. Questo è il 37, ma lo mettiamo a paragone, eh. Adesso voglio, quando mi faccio la mano, voglio utilizzare uno di questi colori. Stavo dicendo l'altro giorno, forse con Marcella proprio in questi giorni, che non mi sono fatta le unghie verdi. Non mi sono fatta le unghie verdi. Questo Tiffany potrebbe essere questo piscina. Questo Tiffany piscina. Potrebbe essere interessante. Allora, che gel mi consigli di Bsn che sia facile da limare o acrigel e che sigillante mi consigli? Allora, acrigel assolutamente i nuovi nel barattolo e io sono super innamorata degli acrigel in barattolo. Sono rigidi ma flessibili. Si limano benissimo, non fanno tanta polvere e questo se mi chiedi acrigel. E il sigillante, prima io li uso tutti e due, il diamond, come vedete sono usati, sono, cioè questo vi è a dimostrazione che comunque li utilizzo. Il quick finish su tutto quello che è bianco
fluo adesso che arriva l'estate, eccetera. E per tutto il resto utilizzo il Diamond. Il Diamond è anche antigraffio, proprio è un potente antigraffio. Ce li ho tutte e due. Ciao Carmen, Agrigel tutti. Vedi che Marcella già aveva scritto. Ah, un altro sigillante tanto tanto carino è lo Sparkle, che è quello tutto pieno di glitterini. Con questo sigillante possiamo risolvere anche una struttura in cover. Sigilli con questo e hai fatto. E questo è antigiallo. Assolutamente super antigiallo questo, ve lo dico perché può interessare. Grazie Carmen, grazie a te. Allora, questi sono i nuovi usciti. Se andate su BSN, vi faccio vedere. Se andate qui su BSN, la pagina beautyspacenails.com, la pagina iniziale in questo momento vi appare in questo modo e questi sono i gel, i colori che ho steso in questo momento. Cliccate sulla foto e si apre tutta la pagina con quelli nuovi che sono appena usciti, ma poi ci sono anche tutti quegli altri che sono già usciti e che adesso vi faccio vedere. E poi in questa pagina ci sono anche, sono spariti? C'erano anche i cat eye, i nuovi cat eye. Ok, quindi basta che fate beautyspacenails.com e vi compare subito in prima pagina. Poi, se andate qui nelle tre righe, nelle tre righette, vi compaiono tutte le categorie di prodotti e vi fate un bel viaggetto in questo sito perché c'è veramente di tutto. Il mio codice sconto è sempre valido, è valido per tutto. A 49 € c'è la spedizione gratuita e c'è il contrassegno con un'aggiunta di 3,50 €. Spot finito, dlinglon! Allora, dove stanno? Eccoli. Eccoli qua. Ma ne hai qualcuno da far vedere di cattai? Eh sì, li ho tutti. Li ho tutti. Tutti, tutti. Prego. Allora, me lo ricordi un attimo dopo che intanto finiamo di parlare di questi qua, che sono appunto tutti quelli che sono usciti fino adesso di questa linea, perché se andate nel sito, per esempio, ci sono anche i Masters of Off. C'è un mare di cose, ragazze. C'è un mare di cose. Vi perderete nel sito perché ci sono un mare di cose. E scegliete polvere acrilico. Allora, questi io adesso li metto dentro. Ad un certo punto li metterò in ordine di numero, ma non adesso. Non adesso, perché non è il caso di perdere tempo a fare questa cosa. Però se per esempio, mentre metto a posto sul sito, vedete un colore che vorreste vedere dal vivo, me lo dite e ve lo faccio vedere. Usi anche Acrygel? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io uso tutto di BSN. Uso assolutamente tutto. Quelli nel barattolo che sono le nuove uscite, novità che saranno usciti verso gennaio, mi sembra più o meno, sono qualcosa di favoloso. Per me non esiste altro Acrygel. I nuovi gel color della linea Color Line stanno lì, Nicole. Stanno lì. Allora, qui abbiamo anche una serie di viola lilla, il bianco e il nero, eccoli qua.
Abbiamo dei rosa, dei nude, dei fanghetti, dei fanghetto. Il colore che dicevo prima che è piaciuto tanto a mia mamma è questo, è il 56 di questa linea, perché è un, vedi che c'ha dei riflessi blu, è metallizzato, è molto bello questo colore. Questo piace alle mamme un po' grandine, alle mamme questo piace. Ok, allora, che mi ha chiesto prima Niki? Nika, scusa. I gel cattai. Allora, ti faccio vedere il coso qui, il display. Ti faccio vedere il display. Ti faccio vedere il display e qui. Che colore vuoi vedere? Aiutami, aiutatemi ad aiutarvi. Aiutatemi ad aiutarvi perché qui c'è un po' di tutto. Questi sono i nuovi. Dal 0,70 al 0,75 sono i Diamond Cat Eye, li trovi dal 0,70 allo 0,75. Qui vedi tre tip, perché uno è steso su colore, diciamo rosa, a simulare un cover, una struttura cover, e gli altri è steso sul nero. Ma sappiamo bene che possiamo stenderli sul colore che più ci pare. Qualcosa azzurro e rosa. Allora, azzurro c'è il 74, azzurro c'è il 74 che è questo. Oppure c'è anche il 69 e questo, il 69 e il 63. Allora, ti faccio vedere i tre azzurri. I tre azzurri, come ti faccio vedere? Così. Vediamo. Allora, fatti lo screen. Che poi adesso li muovo però e ti faccio vedere bene com'è il riflesso. Però prima fatti lo screen, che se no i numeri non riesci poi a vederli. Vado, eh? Ok. Allora, questi qua poi sappiamo bene che quando li muovi il 74 non ha altre sfumature di colore, ha solo questo, solo questo bellissimo metallizzato quando lo muovi. Invece il 69 e il 63 tendono ad avere anche il secondo colore. Questo per esempio c'è un po' di violaceo all'interno, vedi, eccolo. E questo un po' di verdino il 63. Brava. Poi mi hai detto rosa. Rosa, rosa quanti ne vuoi proprio. Allora, queste sono le varie cose che ho fatto, le varie prove, eccetera. Allora, rosa, uno che ho usato tantissimo anche su me stessa, è stato il Diamond 70 e 73. No, anche 72, l'ho usato di tutti questi. Aspetta, perché poi ce n'è anche altri sul rosa. C'è questo e c'è proprio rosa rosa, questi. Sì, questi qua. Allora, pure qua. No, oddio, aspetta. Infatti lo screen. Allora, ce la famo, eh? Aspetta, ce la devo fare. Ecco, vai, vai. Ok, allora, il 73 è sempre parte. Dal 70 al 75 sono quelli Diamond, quindi
Ah, però il 73 pure è un po' violaceo. Te l'ho fatto vedere il 73, l'ho messo. Che casino. Sì, ma sa che l'ho messo. Questi qui, come vedi, sono così. E poi il 62 l'ho usato tantissimo. Il 62 è questo. E anche il 67 che c'entra? No, il 67 è argento. Ecco, questi sono quelli sul rosa, rosa lilla. Ok, detto questo, direi che potrei andarmi. Quant'è che sto in live? Ancora non mi compare il puzzle qui da mettere. Detto questo, penso che mi farò qualcosa con... Però è presto ancora, mo' è ritornato un po' però l'azzurro mi piace un sacco. L'azzurro mi piace un sacco, sì, lo faccio azzurro. Uno di questi due. Poi scelgo. Scegliamo dopo. Allora, adesso io non so se chiudere questa live e riaprirla mentre mi faccio le unghie. Ma che ore sono? Sono le 11. Ah. Allora, tieni questa. Lo sai qual è il problema? Che mi ci mette una vita per scaricare la live quando poi la voglio andare a scaricare. Allora, facciamo una cosa. Io azzardo a chiudere questa live e la riapro subito. La riapro subito l'altra. Quindi, se mi volete, fra un secondo ritornate, insomma, scrollate e aggiornate e vedrete che sono di nuovo in live. Grazie per stare qui e ci vediamo subito. Subito. Rimanete con me. Ciao, ciao, subito.